E bella a tutti, questo è per il solito Gerdo che vi parla. Come state ragazzoli? Spero tutto bene. Ci stiamo avvicinando piano piano ai TOTS. L'anno scorso sono usciti intorno al 20 di aprile, quindi tra un paio di settimane ce li potremmo aspettare. Sapete cosa succede con i TOTS? Usciranno tutti i giocatori con statistiche altissime e probabilmente alcuni di loro avranno ben 3 Playstyle Plus e ci sarà un bel po' di differenza tra i giocatori che hanno 1 o 2 Playstyle Plus rispetto a qualcuno che ne ha 3. Questo secondo me farà sì che molti dei giocatori che circolano al attualmente perderanno la loro efficienza appunto con l'arrivo dei TOTS e sarà inevitabile soprattutto se metteranno tutti sti playstyle. Per questo, dato che sono uscite tantissime SBC, alcune anche interessanti, oggi parleremo delle migliori SBC da sbloccare pre-TOTS e vi parlerò di quei giocatori anche che secondo me reggeranno i TOTS e quelli che invece non lo faranno mai. Prima di iniziare però vi ricordo di aggiungere i soliti 500 like e di iscrivervi al canale. Gli altri anni i giocatori duravano molto di meno. Quest'anno invece, oltre alle icone, anche i giocatori dell'evento, come può essere un Lower Run o un Rafa Marquez, durano addirittura 2 mesi. Ma questo ovviamente non vuol dire che tra 2 mesi, se c'avete i crediti, ve lo dovete sbloccare. Per questo ci sono qui io. Il primo di cui parleremo sarà Hudson-Odoi e parleremo in maniera molto breve, perché un esterno sinistro con 88 di dribbling che costa 200k, nonostante il razzetto, il tiro a giro e il 5 di skill, con i TOTS non vedrebbe mai palla, quindi ovviamente non lo sblocchiamo. Passiamo a Vinicius Junior. Lui in tantissimi mi avete chiesto se sbloccarlo e in tantissimi anche l'avete fatto. Il suo costo è di 1 milione e non è che sia questa grandissima SBC, sinceramente. Ha buoni playstyle, razzetto plus, tiro d'esterno plus, ha il rapido, il tiro a giro e anche le statistiche non sono malaccio, se non fosse per quell'85 di tiro e quel 79 di potenza. Ste statistiche di tiro non vanno bene neanche per un giocatore a gennaio-febbraio. Per questo non ve lo consiglio, anche perché trovate sul mercato il 92 a 900.000 crediti. Al Lower Run 90, quindi la versione più scarsa dei due. Mi aspettavo il giocatore dell'anno scorso, per chi se lo ricorda, Lower Run l'anno scorso era all'esterno per eccellenza, utilizzavo moltissimo anche nel competitivo, cominciavi a correre con 99 di velocità e non lo riprendeva nessuno. Quest'anno con i playstyles le cose sono cambiate di molto, lui anche il rapido che per la corsa secondo me è il miglior playstyle che ci sia, ma non sento quella potenza a livello di corsa che ha per esempio un Mbappé o un Henry. Potenza invece che ho sentito sul 93, che ha 99 di velocità e costa solamente 700k, solo 100 in più di questa SBC di Hollow Run. Poi detto sinceramente, a me questa carta non è neanche piaciuta troppo. L'82 di potenza tiro, ragazzi, fa sì che non tiri bene. Va bene la quinta stella skill, ma se il tiro è brutto, mo coi TOTS la differenza si sentirà. Quindi non ve lo consiglio assolutamente. Rafa Márquez, lui è un giocatore, un SBC molto interessante perché costa solamente 300k e si può evolvere, diventa un mostro a statistiche. Prende più 3 di velocità e più 4 di fisico ed è apprezzato molto molto bene, cosa non da poco. Non ve lo consiglio da mediano perché è troppo poco tecnico, bensì da difensore centrale. Il problema è che ad oggi ci sono difensori centrali troppo forti in giro che abbiamo tutti quanti noi nelle nostre squadre. Per esempio, non è mai più forte di una Kanji. Il problema principale è il body type, perché se è alto 1,84 e soprattutto adesso con il meta dove si crossa tanto, fai un po' fatica. Dipende da voi come state messi. Se avete dei difensori centrali che reputate datati, che ne so, che sono usciti già 2 mesi fa, a quel punto potete sbloccarlo. Però mi raccomando, dovete per forza evolverlo, altrimenti no. Kondogbia rotto de funnel. Lui è anche una carta live ed è apprezzata molto bene, 90.000 crediti. Se vi dovesse servire il mediano da mettere davanti alla difesa che vi fa legna, potreste anche sbloccarlo, però può fare solo quello, perché con 83 di dribbling, 83 di passaggio, 79 di tiro ad aprile, quando escono i TOTS, ci fai il brodo. Anche qui, stesso concetto di Marquez. Se giocate con giocatori datati, ve lo potete sbloccare. Il problema è che questo non so neanche di che nazionalità è e sarà sicuramente molto difficile da ibridare. Mio fratello Ginola SBC. Allora, qui c'è da fare un discorsetto però. Va bene che è sempre forte, va bene che fa ancora la differenza. Io sono 3 anni di fila che me lo compro ad ottobre e ci gioco fino a maggio con
i Tots. Quindi so bene che con i Tots lui arriva totalmente. Già tempo che arriviamo ai Tots della Serie A, lui fa molta ma molta fatica. Quindi per chi lo sta sbloccando, finitelo, mettetelo in squadra e giocateci. Per chi l'ha già sbloccato invece e lo sta giocando, ci si trova bene, continuate ad utilizzarlo finché volete. Mentre per chi ha l'idea di iniziare a sbloccarlo adesso, di fare la prima SBC oggi, domani, quello che è, non ve lo sbloccate. Ci sono SBC migliori. E non sto parlando ovviamente di Baggio e Cannavaro, che ti sblocchi solo se ti vai a vedere su YouTube Best Formation Italia 90-2000. Gerzinho 90. Questa era l'SBC che è uscita per sostituire Best, che era appena scaduto. Ed è una buona carta, i due sono molto simili. Anche se io preferisco Giorgio migliore. Il problema principale è che ad oggi questa SBC costa ben 1,5 milioni di crediti. E questa carta la trovate sul mercato a neanche 700k, quindi ovviamente non ha senso sbloccarlo, nonostante sia una carta molto forte che a livello di gameplay fa ancora la differenza. Parliamo adesso di Yashin, difensore centrale. E regà, su sto giocatore mi avete fatto una capoccia grossa quanto in secchio, perché sì, è buono, ma mo che arriviamo ai Tots, vabbè che c'hai 99 ed è una cosa molto interessante sta cosa, però adesso che ripeto siamo ai Tots, 84 di testa, 85 di tua difensiva, 85 di contrasto, 84 di scivolata, ma che te fanno? E anche lui stesso concetto di Gerzinho, un SBC che costa 1,3 milioni, sul mercato il giocatore lo trovi a 450.000, quindi fatevi due domande a livello di gameplay. Quindi secondo me no. Socrates, allora, lui è una carta che mi è piaciuta veramente veramente tanto. Lo potevi giocare da punta, da esterno, da trequartista, da full offensivo. Il suo costo è di 1,3 milioni e volendo lo potete anche sbloccare. Però ci sono giocatori migliori. Già secondo me George Best è molto meglio di lui. Ma comunque sia, sono gusti. Volendo si può sbloccare qualche Tots, secondo me lo reggerà, ma non alla lunga. Ah, e vi ricordo che di Socrates e anche di tutti gli altri giocatori che abbiamo visto trovate le review tra gli shorts. Quindi se volete sentire parlare dei giocatori come sono proprio nel dettaglio, andate tra gli shorts. SBC di Roberto Carlos. Questa non c'aveva senso neanche quando è uscita, quanto? 3 settimane, 1 mese fa? L'ho sempre detto che lui non mi è mai piaciuto perché è troppo piccolo. E come fa un giocatore alto 1,68 ad averci 83 di dribbling? Io sta cosa non me ne capisco. In più costa 1,5 milioni, sul mercato lo trovate a 400k e a 200k trovate un qualsiasi col Golaso che è molto meglio di lui. Quindi assolutamentissimamente no. Ma che le conviene anche meno di Roberto Carlos, perché è un giocatore, per carità, a livello difensivo è mostruoso, leva la palla a tutti, distrugge tutti fisicamente, ma c'ha i piedi a X. Con i Tots non ci possiamo permettere, ripeto, giocatori che non siano completi. E lui che è forte a difendere ma 70 di tiro, 81 di passaggio, 85 di dribbling, con i Tots non reggerebbe mai e poi mai il confronto. Il buon Agi SBC, ovviamente l'ho provato e devo dire che non mi è neanche dispiaciuto, perché è prezzato bene, sta a 450k, è un 5-5 e ha il tiro a giro plus. Ma è inutile dire che anche lui non ve lo consiglio. Purtroppo usciranno dei Tots che costeranno neanche 40k e saranno molto più forti. Il grande e irreprensibile David Beckham Foodstar SBC. Questo prima lo sbloccavi, te lo davano scambiabile, lo potevi rivendere e ci facevi soldi sopra. L'hanno tolto e l'hanno rimesso con gli stessi requisiti, infatti costa solamente 600k. Ed è una carta che a me è piaciuta veramente veramente tanto, è molto forte come giocatore. Ma stesso concetto, la maggior parte dei giocatori citati prima usciranno Tots migliori al 100%. Poi è vero che bisognerà aspettare che con i pick della Weekend League la gente costruirà squadre Tots, ma quando arriverà quel periodo questo giocatore diventerà inutile, come la maggior parte dei giocatori che ci sono adesso. È inutile che ci giriamo attorno, raga, tra mesi ci avremo tutte squadre tutte blu. Il re Eric Cantona, di lui trovate la review tra gli shorts, e per chi l'ha seguita, per chi l'ha vista, non ve lo consigliavo. Però
Però ci ho giocato più partite, ci sto 10-0 in Weekend League e mi ha fatto una fracca, ragazzi, ma una fracca di gol, ma anche di assist. Ha trascinato proprio la squadra verso sto 10-0 e chissà magari per il 20-0. Comunque sia, però, il mio pensiero ad oggi non è cambiato. Quindi, se volete sapere cosa ne penso effettivamente del giocatore e perché non ve lo consiglio, andate a vedere la review. Essien SBC. Lui è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo su questo gioco, ma ritorniamo al discorso di Maghelele, che è un giocatore che può fare una cosa sola, ovvero difendere. Lui ovviamente c'ha anche il tiro, però quello che contano tantissimo sono dribbling e passaggio, e non è che siano altissimi. Per questo motivo ci sono giocatori migliori, come per esempio la Rolfo SBC, che è un'anteprima dei Tots con tutte le statistiche sopra il 90, è molto forte e molto completa. La crepa principale, ragazzi, di questo giocatore è che costa 900k. Ripeto, l'ho provato, è buono, è forte, però 900k per un giocatore che difende solo proprio a quanto staremo, ragazzi, 2 settimane, 3 settimane dei Tots, secondo me non ha senso. Ribery SBC, lui come Jairzinho sostituto di Best SBC. Secondo me lui con Giorgio migliore se la gioca, ma in più ha la quinta debole e il tira giro, roba non da poco. Lui a parer mio reggerà il confronto con i Tots, perché i Doti sono sempre stati, diciamo, l'alter ego dei Tots, giocatori con statistiche molto simili, e appunto un Ribery con queste statistiche secondo me potrà dire la sua anche nel periodo Tots. Non vi consiglierei di sbloccarlo adesso perché ci sono 2 giocatori molto meglio di lui che andremo a vedere tra poco, però se ce l'avete state tranquilli che potrete continuare ad utilizzarlo. È arrivato finalmente il turno di Miaem, una delle carte più forti che io abbia provato quest'anno, e sicuramente, ragazzi, sicuramente farà ancora le buche con i Tots. Volendo ve la potete anche sbloccare ad oggi, ma vi ricordo, cosa che ho ripetuto praticamente per una settimana, che l'SBC costa 2 milioni e al mercato la trovate ad 800.000 crediti, quindi capite che non ha tantissimo senso. Piuttosto farmate qualche credito con le Weekend League, vendete qualcuno che avete in squadra e compratela. Era stata leakata da tempo e finalmente ieri è uscita l'SBC di Ronaldinho, il giocatore, ragazzi, più divertente di questo gioco. Tra tutti quanti i giocatori che abbiamo visto è sicuramente il più forte, di Ginola, di Cantona, di Em, di Jairzinho, eccetera. Ma attenzione, giocatore più forte non vuol dire SBC migliore. Partiamo dal presupposto che l'SBC costa 2.2 milioni e sul mercato si trova ad 1.7 milioni, quindi volendo avrebbe senso, al contrario della Em, fare l'SBC piuttosto che comprarlo sul mercato, e sicuramente vi farà la differenza e sicuramente ve ci divertirete tantissimo. Ma prezzi del genere da 2 milioni in su di SBC ve li sbloccate solamente se siete fan e volete giocare con questo giocatore fino alla fine, perché vi assicuro al 100% che usciranno SBC da 800/1 milione di crediti che saranno meglio di lui. Ma ripeto, se siete fan sbloccatelo, perché credo che alla fine della fiera io me lo sbloccherò. Ragazzuoli, il video sta per finire, io vi ringrazio come al solito per essere venuti qui e come al solito spero che questo video sull'SBC vi sia d'aiuto per capire chi sbloccare o meno. Noi ci vediamo come al solito tutti i giorni in live a mezzogiorno su Twitch. Alla prossima e bella, ragazzi.